Esattamente in questo punto nel video di oggi costruirò un vero e proprio ascensore, o almeno ci provo. Ho già chiesto qua e là qualche preventivo di piattaforma elevatrice e nel mentre che ricevo tutte le risposte andiamo avanti con la copertura. Allora, 5, 5, 10, 4, 4, 8, 18 pannelli USB da 1 e 2, stesso posto dell'altra volta, sì. Dai, ti aspetto, ciao, 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 ciao. Dai che arriva, dai che arriva. Eccolo qua il mio uomo. Guarda che belli questi pannellini qua, signori. Boom. A posto, allora ti ringrazio caro, ti apro. Ciao bello. Pannelli arrivati, potevo scaricarli un pochino più vicino, eh. Cazzarola. Vecchia roccia. 207. Uno, due, tre e quattro. Madonna che fatica raga. Dopo tagliamo fuori questo pezzo qui, ma iniziamo ad avvitare questo. Ed ecco qua signori la prima parete lunga completata. Non so se ci avete fatto caso ma in mezzo lì ho pure piantato un altro pilastro per rendere ancora più solida di quanto già non è l'intera struttura. Soprattutto su quel lato lì che è quello lungo 6 metri. Guardalo qua che bel bestione, guardalo qua che bel bestione signori. E dopo circa mezz'oretta ho tirato su anche quest'altra parete. Dai che si va ben spediti. Tra l'altro una volta completate tutte le pareti, all'interno voglio mettere un foglio di polistirene e poi ricoprire ancora una volta con pannelli USB. Così da creare un... Madonna, mi ha sfiorato il piede, raga, madonna mia. Sono stato graziato, grazie mille. Stavo dicendo? Così da creare un bel sandwich, con prosciutto e formaggio. Poi fatemi sapere nei commenti se secondo voi come isolante va bene. Continuiamo, dai. Guardala lì che bella signori, guardatela lì che bella. Seconda parete lunga con anch'essa il pilastro in mezzo per resistere di più. E siamo a 1, 2, 3 completate. Sta anche iniziando a piovere, vediamo se riesco nonostante la pioggia a finire anche quella. Dai 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 che sta piovendo raga dai. Allora 1, 2, 3 pannelli, su 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 su, dai, su. Dai, dai. Spostati pannello, spostati. Perfetto raga, ne ho messi soltanto due perché il terzo mi chiudeva tutto il passaggio e poi non riesco più a entrare nel bunker. Ormai abbiamo quasi completato tutte le pareti ma non sta smettendo di piovere, quindi ci vediamo domani. Ebbene sì signori, amici telespettatori, pioggia finita e pareti completate. È arrivato il momento di fare il tetto. E la fortuna vuole che proprio ieri sono andato a comprare altre 15 travi in legno lamellare a 460 euro totali. Cioè, più che fortuna mi sono sbattuto tutto il pomeriggio, però vabbè. Da questa parte siamo già più o meno a posto, adesso dobbiamo coprire tutta questa fessura qua. Più o meno una cosa di questo genere, adesso chiaramente li taglio tutti in mezzo e li distribuisco fino a coprire il buco. Dai! Ok signori, ho fatto anche quell'angolino qui, l'unico pezzo che lascerò vuoto è questo perché serve l'ascensore. Adesso fatemi scendere perché da in cima alla scala fino sotto là ci sono tanti metri di differenza, eh. Ho spostato anche il muletto, guardate adesso che bel ventaglio di legni signori. Che bellino che è. Arrivati a questo punto raga volevo fare una piccola precisazione. Alcuni di voi nei commenti mi avete detto che il bunker marcirà subito perché il legno è a contatto col terreno. Qua no, se vado da questa parte qua nemmeno. Se vado in fondo e giro l'angolo qua nemmeno. Se torno indietro e faccio l'ultimo lato, qua nemmeno. Questo per farvi vedere che tutta questa struttura di legno non tocca mai il terreno, né sui laterali, né tantomeno sotto, perché gli ho messo un sacco di strato isolante. L'unico punto dove il legno tocca la terra è la fine di tutte queste travi che ho appena messo. E per quello ho già una soluzione. Eccola qua signori. Questa qua è la cosiddetta catramina. Praticamente è un isolante bituminoso nero che protegge i materiali porosi, ad esempio il legno, e rallenta il fatto che possano marcire. E poi ricordiamoci, il bunker è una cosa provvisoria. Dai. Eccola qua. Mamma mia, guarda qua. Il nero più nero che c'è. Praticamente tutta questa roba qua con il suo pennellino verrà distribuita sul finale di tutte queste travi.
Cioè, guardate che belli, raga. Non so se vi rendete conto. Guarda lì. Sembrano dei bastoncini al cioccolato, eh. Come si chiamavano i Mikado? Raga, bellini. Una volta finito di impermeabilizzare tutte le travi, ho preso la mia nuova zappetta e le ho interrate una ad una. E dopo circa 3 ore di sudore, questo qua è il risultato, signori. Avendo distribuito le travi in questo modo, ora tutta la pioggia che finisce in mezzo viene portata qua. Una volta arrivata lì, grazie a queste travi messe in obliquo, viene spostata fuori dalla cunetta. Così facendo, tutta l'acqua di questa superficie non cadrà mai all'interno dell'intero buco. O almeno così si spera. Per fare la copertura superiore ho pensato di prendere 20 pannelli da cantiere, attenzione attenzione, a 1027 euro totale. Poi però ho pensato, quando scendo e entro all'interno del bunker, appena guardo sopra vedo questo schifo giallo. E la cosa, vi dico la verità, non è che mi piaccia tanto. Quindi ho speso altri 570 euro per andare a prendere 16 di questi pannelli qua, che a livello estetico sono un pochino più belli. Pronti partenza, via. Primo messo. Cioè, raga, guardate che figata. Guarda, sembra una pista da ballo sopraelevata. Madonna mia. Non è un lavoro difficile, raga, però è pesante, lungo e ripetitivo. Ebbene sì, signori, abbiamo finalmente completato la parte centrale del mega bunker. Chiaramente mancano ancora tutti i teli, le guaine, eccetera, per non far cadere dentro l'acqua. Ora, raga, non siete un pochino curiosi di sapere com'è dentro adesso che è coperto? Andiamo a vedere, dai! Ed eccoci qua, signori, il bunker completamente coperto sopra. Guardate che figata. Bello, sono stracontento, raga, sono stracontento. Bisogna giusto capire se quel tetto lì tiene. Quasi quasi faccio un piccolo esperimento. Ma riesci a venire qua tra tipo mezz'oretta? Ce la fai prima di pranzo? Bellissimo, dai, a dopo, ciao ciao. Ok, signori, ci siamo. L'idea è questa. Voglio prendere il pandino, alzarlo completamente in aria e posizionarlo sopra. Mi sono già informato, pesa 750 kg. Se questa struttura tiene il pandino, ci siamo. Bisogna solo sperare che il pandino non si stacchi mentre è in aria. È arrivato, signori, è arrivato. Riusciremo a distruggere il pandino? Chi lo sa? Ci passa neanche l'agaggello, pazzesco. Madonna, raga, guarda qua. C'è il rischio che si rompano i vetri. Come si rompono i vetri? Scusami. Stiamo per prendere il pandino con quel coso qui, guarda qua, ti rendi conto? Spostiamo il pandino, mettiamolo in posizione e vediamo cosa succede. Comunque vi dico la verità, c'ho già paura, non lo so, non lo so. Come ammazzare una macchina ancora prima di averla comprata. Mamma mia, signori, mamma mia che vento che abbiamo, dai! Come vedete dietro sta legando il pandino con il polipo, la tirerà su. Facciamo tutto il giro del terreno e la appoggerà sul bunker, così vediamo se tiene. Fa un bel su e giù col pandino, raga, proprio come la borraccia di Herat. Sai quello che fai o? Come fa a tenere? Si spacca tutto il tetto. Vabbè, raga, allora, vetri a parte, questa qua non è solo una gran bella borraccia anche esteticamente, ma ha una funzione molto molto particolare. Praticamente quel coso qua, vedete? Se tu spingi giù il pod, bevi l'acqua che sa di acqua. Tirandolo su invece si riesce a dar sapore all'acqua tramite l'olfatto retronasale. Comunque questo qua dura 5 litri, ce ne sono un sacco, ci sono tantissimi gusti. Questo qua è Virgin Mojito. In pratica, raga, come funziona sta cosa? Sotto al pod ci sono due forellini, non so se li vedete. Vai piano, madonna mia. Praticamente, quando i forellini sono schiacciati giù, non passa l'aria, quindi l'acqua sa di acqua. Quando si tira su il pod, si allineano i fori di lui e della borraccia, quindi quando bevi l'acqua passa anche una corrente d'aria. Tutto questo, raga, non solo ti trasporta dentro l'acqua, ma anche l'aria aromatizzata grazie a lui. In pratica tu continui a bere acqua, ma il nostro cervello percepisce il sapore del pod. Questo fa sì che bevi molto molto di più. Infatti io, grazie a lei, ho aumentato un sacco i litri d'acqua al giorno che bevo. Ti lascio il link in descrizione, con il codice MOLTINI10 hai il 10% di sconto su tutti i prodotti Airup. Dai che ci siamo quasi, ci siamo quasi. Vai, ci siamo, la stiamo per appoggiare tutta. Metto l'altro legno. Ehi! Signori, il mega bunker tiene su un pandino intero, 750 kg. Per evitare che poi magari qualcuno dica, c'hai sotto i supporti, sotto là non c'è niente, raga, non c'è niente. Ve lo faccio vedere in diretta, guarda qua. Sopra lì c'è il pandino, io scendo e non c'è niente. Guarda! Madonna mia, raga, che soddisfazione. Oh, io direi che però dobbiamo provare ad accenderla, perché... Madonna mia, che rischio, signori. Don't do this at home. Raga, ce l'abbiamo quasi fatta! Il pandino sta tornando da noi! Sano e salvo, forse!
Ok, cinghie, tolte. Vediamo se funziona ancora. Il bandino non muore mai. Continuiamo il bunker. Buongiorno signore e signori, quello che ho in mano sono tutti i preventivi fatti per le piattaforme elevatrici e neanche uno è in grado di portarmela qua al terreno, se non prima di 2-3 mesi, quindi andremo al 2024. L'unica azienda che riesce a mandarmene una in pochi giorni è danese, ma anche lei ha un altro piccolo problema. Funziona con la corrente 380 e io qua al terreno ho la 220. E non c'ho voglia di cambiare il contatore. Sono costretto a costruirmi l'ascensore da solo. Che palle! Almeno l'ascensore, la piattaforma non poteva essere già pronta, almeno quella! Ed eccoci di nuovo qua al Brico a comprare i legni. Questi qua sono i quattro pilastri, i rinforzi, e questi qua sono quelli da mettere sull'angolo dei pilastri per tenere la struttura dell'ascensore in mezzo. Direi che ci siamo. Comunque raga, se volete venire al Brico, venite verso le 6:30-7 di sera, che non c'è in giro nessuno. Tutti i muratori, tutti gli artigiani non lavorano più perché scende il sole, quindi diventa bello libero. Vuoi la stampa? Sì, grazie. Grazie mille, ciao. Allora raga, ascoltatemi bene, perché se riesco a fare sta cosa qua, bellissimo diventa. Non ho la minima idea di come si possa costruire un ascensore, ma il mio fai da te interno mi ha portato ad una soluzione del genere. Piattaforma in legno, 4 pali verticali, piastra di salita e discesa, motore posizionato in alto e cavo per tirarlo su. Una volta azionato il motore, lui sale e scende. Ricordiamoci però che noi siamo sottoterra. Questo qua che vedete è il suolo, noi normalmente camminiamo qua e sotto qui c'è il bunker. Ora io vi chiedo, è bello arrivare al terreno e vedere questi 4 pali che fanno da ascensore per portarti giù? Lo scopo del bunker è essere segreto, così non è più segreto. Nascondiamo la struttura in un cesso chimico. La percentuale che io riesca a fare tutta questa cosa qua è pari quasi allo zero, però dobbiamo provarci. Pronti partenza, via. Per fare la base dell'ascensore ho utilizzato 2 pallet trasportati dal mio nuovo panda muletto e una volta sistemati ci ho affrancato sopra uno strato di pannelli da ponteggio. Perfetto signori, pianerottolo di partenza più o meno completato. Adesso voi lo vedete così, ma sotto gli ho messo una mano di catramina e molti più supporti, che non si sa mai, sotto l'ascensore, sai. Adesso passiamo alle travi verticali. Cioè adesso raga, ma vi rendete conto cosa sta venendo fuori o no? Da impresa improbabile sta diventando impresa impossibile praticamente sta cosa. Madonna mia raga, che figata. Guarda che cavolo sta venendo fuori raga, guarda. Madonna mia. Sta venendo fuori una roba che è inconcepibile per me. Sto costruendo un ascensore raga, ma vi rendete conto? Bisognerà vedere se alla fine riesco a farla funzionare. Mettete un sacco di like, iscrivetevi per vedere la prossima puntata.